Mi piace anche raccontare un po' la nascita di certe canzoni, come una che a me sta molto a cuore, perché mi ricordo un periodo della mia vita, un giorno vi spiegherò. Ed è Quando l'estate verrà. Quasi quasi faccio io l'intervista a te, una volta facciamo il contatto. Quando l'estate verrà? Quando l'estate verrà, quando il sole entrerà nella mia stanza, bello, eccetera. Perché è una canzone che bella, potrebbe essere un carione, è perpetuo, è un moto perpetuo. È di quelle che girano, io scrivo spesso canzoni rotanti, sì, che non si fermano. Spieghiamo mai alla gente a casa che cos'è una canzone rotante. Come si fa? Così parliamo tra amici. Tu sei più bravo di me a parlare, come spiegarlo? Una canzone che non ha... Beh, intanto le canzoni sono divise generalmente in strofa, ritornelli, seconda strofa. Io raramente faccio uso queste costruzioni, sono sempre costruzioni molto, molto libere, molto personali. E certe volte, come in questo caso, scrivo canzoni che partono e non si fermano più, quindi non c'è una cosa che ricomincia là dove la lasciata. Guarda, la cosa migliore è fare un esempio. Amedeo Minghi al pianoforte. Quando l'estate verrà e quando il sole entrerà, io presto nella mia stanza profumerà di caffè quel vento caldo di un mare dove io ti devo portare, perché già da bambini sognammo un amore così, alzando gli occhi al sole. Quando l'estate verrà il tuo sorriso illuminerà, l'estate verrà, il vento caldo ci porterà la sabbia nelle lenzuola e tanto amore nel cuore, troppo per farci dormire, dormire pensando che sto con te, il mio ritardo con te, dico il tempo fra noi perdonerai, un capriccioso contrattempo al nostro appuntamento, trascurabile ritardo, l'estate verrà, potremo andare a ballare così, l'estate verrà, con noi in quel posto carino che sai. Di notte andremo a nuotare vicino alle lampare, oppure a fare l'amore per tutto il tempo che c'è fra noi. Quando io già sognavo di te, eravamo bambini pulcini, e i pulcini. No, se vuoi, Amedeo, se vuoi io vado, tu vai avanti, lanci tu la sigla, saluti il pubblico, sei a casa tua, insomma. Se mi metti nel meccanismo. Certo che io ti metto nel meccanismo, questo è un programma dove io non sono che il trade union tra il pubblico a casa e voi, ma i protagonisti siete e giustamente dovete essere voi, questa è la figura della sulle canzoni, ma davvero potremmo parlarne per tanto tempo, perché ogni canzone, almeno poi per come vedo io, la canzone è un piccolo mondo a sé stante, con pianeti e sistemi, è tutto quello che significa. Quindi potremmo parlarne a lungo per tanto tempo, per ogni brano. Ma cosa ti aveva mosso le note di questa canzone? Te lo ricordi? Quando l'estate verrà? Beh, la genesi delle canzoni è sempre un po' misteriosa in realtà, è misteriosa anche proprio per noi che facciamo canzoni. È facile, ma io dubito sempre, lo sento dire insomma da certi così, colleghi, diffido un po', in quel luogo, in quel giorno, quel momento, così accadono cose anche come quelle che si raccontano, ma più generalmente le canzoni sono delle esigenze, vengono fuori perché non possono restare dentro, devono uscire e vengono fuori, chissà perché. Sono un moto spontaneo, quindi è la vostra forma naturale di comunicazione. Beh, io poi personalmente lascio e incido e pubblico soltanto le canzoni che mi restano nella mente e che mi piacciono. Non mi metto mai a lavorarci molto sulla stessa canzone, ecco, bisogna che la canzone conservi quella dose di istinto che l'ha fatta nascere, che è fondamentale. E il pubblico riconosce le canzoni spontanee, secondo me le sa riconoscere dalle altre. Quindi non hai canzoni nel cassetto, a parte le nuove che stai scrivendo? Ma ce ne ho tantissime che sono spunti, cose così, poi però c'è un momento in cui ti metti lì e la canzone viene fuori. Io scrivo le canzoni molto velocemente, poi magari
sto moltissimo tempo a ridurre una cosa piccolina, una virgola, una nota, un accordo, però al 90% questa canzone era così già mezz'ora dopo che l'ho suonata. Quindi distinto, proprio distinto, di getto, di così getto. Devono uscire come un urlo, come una, secondo uno me sfogo. Sì. Ma da è parte questo, del è proprio un chiamare raccolto agli altri, c'è bisogno degli altri, abbiamo sempre bisogno degli altri. Non a caso noi abbiamo tanta gente che ci guarda, che salutiamo perché il nostro tempo ci ha inseguito e raggiunto, ma con una promessa, che domani torneremo con Radio Italia su Video Music, nelle vostre case ovunque siate, con l'emozione anche della musica italiana di Amedeo Minghi. Grazie Amedeo, a ti è piaciuta la cornice? Non bellissima. È proprio uguale però, mi dicevi. Ma è impossibile, quella era una cosa, uno situato. Scusa un attimo che nel frattempo lancio la videosigla, l'autoradio Miguel Bosè, uguale proprio non... Ciao.